Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a più 0,15% sul Dow Jones. Al contrario, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 12.439,68 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 27.803 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,63%, terminando a 12.573,1 punti. Seduta difficile per la Borsa di Milano, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. In colore Francoforte, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, Londra è stabile, riportando un moderato meno 0,05%, senza slancio Parigi, che negozia con un più 0,1%. Il settore bancario, con il suo meno 4,13%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per Banca Generali, che mostra un decremento del 4,67%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle richieste del sussidio di disoccupazione e del Philly Fed. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le vendite al dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto sempre domani nel pomeriggio.